utilizzare la nostra canotta io utilizzerò due filati che sono il lucida labbra e il casba, lavorando gli alternati. Inizierò a lavorare la canotta con il lucida labbra, solo che a me, vedete, adesso io ho montato un campione e vi mostrerò la lavorazione con il casba, perché mi sono accorta, quando sono andata a registrare l'inizio della mia maglia, che il lucida labbra, questa tonalità, non rifletteva troppo la luce e quindi non si capivano bene i giri. Per questo ho deciso di farvi vedere un piccolo campione con il casba, però comunque questi sono i due colori che lavorerò, e questo è il primo. Allora, io ho montato per la mia canotta 156 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Mi raccomando, per una taglia M, secondo me dovete andare a aumentare di almeno 6 motivi. Per una taglia L andate a aumentare di almeno 12 motivi, quindi 4 volte per 12. E invece per una taglia anche XL direi anche di arrivare a montare 22 motivi in più rispetto a me, tenendo presente sempre che ogni motivo si forma con 4 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare, io in questo campione ho montato 80 catenelle, quindi molto semplice. Ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro la catenella di base, andiamo a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, saltiamo 3 catenelle di base e ricominciamo da capo. Quindi entriamo nella quarta, andiamo a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Non so se ve l'ho detto, io sto lavorando con l'uncinetto 3,5. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. E andiamo a fare sempre 4 catenelle, se ne saltano 3 e nella quarta si va a fare la maglia bassa. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 4 catenelle, io ne faccio una sola, e vado a fare... O vi alzate con una catenella e andate a fare poi la maglia bassa, o fate direttamente la maglia bassa nell'archetto. A questo punto ripetiamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Archetto successivo andiamo a fare una maglia bassa. Ancora 4 catenelle, 2, 3 e 4. Archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. E continuiamo così per tutto il nostro secondo giro, sempre 4 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato il secondo giro, terzo giro, di nuovo andiamo a fare una maglia bassa per andare al centro dell'archetto e di nuovo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa. E ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. Continuiamo così quindi per tutto il terzo giro, andando a fare sempre 4 catenelle e una maglia bassa nell'archetto successivo. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 4 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa archetto e vado a fare altre 2 maglie alte. 1 e 2.
Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catene e una catenella, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione e di nuovo archetto successivo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, continuo così per tutto il mio quarto e ultimo giro. Allora, sto terminando anche il quarto e ultimo giro, ho fatto le 3 catenelle, le 3 maglie alte e la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quindi questi sono i nostri 4 giri. Adesso devo ricominciare dal primo e vi faccio vedere come fare. Vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho il primo archetto di una catenella. A questo punto posso iniziare, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto successivo di una catenella e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle e continuo così. Quindi questi sono i nostri 4 giri che dovremmo sempre andare a ripetere. Vi ricordo che io ho iniziato con i lucidalabbra, che ho montato 156 catenelle e credo che alternerò facendo o 2-3 motivi con lucidalabbra, 4-5 motivi con il casba. Devo ancora un po' decidere, però so che farò le strisce con i lucidalabbra più piccole rispetto a quelle con il casba, quindi voglio utilizzare più di più il casba che il lucidalabbra, perché voglio dare maggior risalto a questo colore. Quindi diciamo che il lucidalabbra mi serve per spezzare, altrimenti verrebbe troppo giallo e nella mia carnagione non starebbe benissimo. Invece spezzando con questa tonalità sfumata viene meglio. Quindi alla fine vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare agli scalfi e poi andremo a vedere come creare lo scollo quadrato della nostra canotta. Allora, io ho ripetuto il mio motivo per 16 volte fino ad arrivare a mettere i marcatori e ho diviso in questa maniera. Ho fatto 2 motivi con il lucidalabbra, 4 col casba, poi di nuovo 2 con il lucidalabbra, 4 con il casba, per un totale di aver ripetuto il mio motivo 16 volte. Adesso sono arrivata all'altezza degli scalfi e ho ripetuto col casba 2 motivi, quindi ricordo per un totale di 16. Continuerò a lavorare sempre solo con il casba fino alla fine del per arrivare dagli scalfi alle spalle, quindi non userò più il lucidalabbra. Per mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei gruppi di 3 maglie alte e ne ho un totale di 39, quindi ne ho messi 20 avanti, 19 dietro. Quindi ripeto, 20, 39 marca, 39 gruppi, 20 li ho messi avanti, 19 li ho messi dietro. Adesso vi farò vedere come continuare a lavorare. Io voglio uno scollo quadrato, però lavorerò un motivo andando sempre andate e ritorno, andando da un marcatore all'altro. Il secondo motivo invece lo dividerò facendo le spalline sul davanti, mentre dietro lavorerò comunque un unico pezzo. Quindi adesso vi faccio vedere come passare a fare giri in tondo in giri di andata e ritorno. Ah, una cosa che non vi ho detto, quando sono andata a mettere il mio primo marcatore, io comunque ho fatto delle maglie bassissime come se dovessi iniziare a fare il motivo, iniziando quindi con la maglia bassa. Quindi io qui ho messo il mio marcatore dopo aver fatto le maglie alte, in modo tale da avere il mio primo gruppo di 3 maglie alte qui. A questo punto possiamo andare a fare la nostra lavorazione e come sempre ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro e andiamo a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e andiamo direttamente nell'archetto di una catenella. Quindi in questo momento stiamo lavorando il nostro primo giro come lo lavoriamo sempre. Io continuo così fino ad arrivare al prossimo marcatore e vi farò vedere appunto come terminare. Quindi continuiamo sempre 4 catenelle e una maglia bassa in questa maniera. Sto per terminare il primo giro, qui ho il marcatore, quindi vado a fare le ultime 4 catenelle, entro nell'archetto successivo di una catenella e vado a fare una maglia bassa.
Ho terminato così il primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, 2 catenelle di separazione, 1 2, vado nel primo archetto e vado a fare una maglia bassa. Quindi ho fatto 3 catenelle per la maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nel primo archetto. Torno a lavorare normalmente, quindi 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa. Continuo così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come andare a fare il terzo. Quindi molto molto semplice. Sto per terminare il secondo giro. Vedete, sono qui dove ho l'ultimo archetto, quindi ho fatto la maglia bassa. Vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 4, entro nell'ultimo archetto di 4 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro e quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro. E andiamo a fare in questa maniera: o vi alzate con una catenella e poi entrate nella maglia alta e andate a fare una maglia bassa, o fate come me, io non mi alzo con la catenella ma vado direttamente nella maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1 2 3 e 4, salto l'archetto di 2 catenelle, entro direttamente in quello di 4 e vado a fare una maglia bassa. Vedete, siamo tornati in corrispondenza questo archetto con questo di sotto. E quindi continuiamo: 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuiamo così per tutto il terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere come fare il quarto, che è quello con il gruppo di 3 maglie alte. Sto per terminare il terzo giro, vedete, mi rimane un archetto di 4 catenelle, quello di 2 e la maglia alta. Vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entro nell'archetto di 4 catenelle e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1 2 3, salto la maglia bassa, salto le 2 catenelle, entro nella terza che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro, e vado a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendo il filo, vado nell'archetto di 4 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte, catenella di separazione, e poi vado a lavorare normalmente. Quindi vado nell'archetto successivo e vado a lavorare le mie 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo. Sto per terminare il mio quarto giro. Ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare l'archetto di vado a fare una catenella, entro nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta.
Ho terminato così il mio quarto giro. Adesso, visto che sono salita un po', posso andare a fare le mie chiamiamo spalline, e lavorerò soltanto sui primi 5 motivi, lasciando il resto sospeso, e poi farò la stessa cosa da quest'altra parte, lavorerò soltanto 5 motivi, in modo da creare appunto le nostre spalline e avere quindi uno scollo quadrato. E vi faccio comunque rivedere come fare il primo giro e come fermarsi. Allora, quindi ci alziamo, cioè io o vi alzate con una catenella e poi rientrate dentro la prima maglia alta, o fate come me, entriamo direttamente dove abbiamo la maglia alta e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo di una catenella, vado a fare una maglia bassa. Ancora 4 catenelle, vado nell'archetto successivo di una catenella e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Ho fatto un totale di 4 archetti, me ne manca uno, quindi 5 catenelle, scusatemi, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e mi fermo. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo nel primo archetto di 4 catenelle e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entriamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo fatto la maglia bassa iniziale del giro precedente e facciamo una maglia alta. Vedete, stiamo creando la nostra spallina, quindi di nuovo ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, quindi entriamo direttamente nella maglia alta e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, saltiamo l'archetto di 2 catenelle, entriamo in quella di 4 e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e facciamo una maglia bassa. Abbiamo terminato così il terzo giro. Quarto giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 4 catenelle, quindi 1, 2, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, archetto successivo, catenella di separazione, archetto successivo, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa e abbiamo terminato così il nostro quarto giro.
e ricominciamo. Adesso io lavorerò la spallina fino ad arrivare all'altezza desiderata, e come vi ho detto non vado a cambiare utilizzando di nuovo lucida labbra, ma lavorerò solo ed esclusivamente col casba. Una volta terminata questa spallina andrò a fare la spallina naturalmente nella parte avanti anche da quest'altra parte, lavorando come avevo lavorato prima. Dietro invece lavorerò tutto un pezzo, perché lo scolo lo voglio solo sul davanti. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro e per i giri per arrivare agli scalfi, arrivare alle spalle. Io in questo momento sono a quota 2 motivi, perché devo contare quello iniziale, perché ho fatto tutta la parte avanti, e il secondo che ho iniziato adesso. Dunque, io ho lavorato le spalline per altri 3 motivi, quindi ho fatto un totale, partendo dagli scalfi, di 4 motivi. Uno partendo da destra verso sinistra e gli altri 3 lavorati separatamente, mentre dietro sono andata a lavorare tutti e 4 motivi andando sempre indietro, a giri di andata e ritorno da destra verso sinistra. Per rifinire il tutto poi ho fatto un giro di maglie basse intorno allo scalfo, molto semplice, e mentre qui sul davanti vedete sono andata a mettere queste sorte di frange, e che ho fatto, ho tagliato dei fili. Io ho usato la scatoletta medicinale per arrotolarli in modo tale da tagliare sotto e avere i fili della stessa lunghezza, e sono andate a metterli facendo un piccolo cappio attorno alla parte bassa dello scollo. Voi però, se vi piace averlo di più, potreste metterlo anche qui di lato. E ne ho messo uno in ogni maglia bassa alta, vedete qui ho una maglia alta e ne ho messo uno, e dove avevo l'archetto di separazione ne sono andati a mettere 3, in modo da riempire di più le frange, non farne troppe poche. Voi naturalmente potete metterne quante volete, potete anche metterne 2 dove avete le maglie alte, in ogni maglia alta, in modo da averne ancora di più, o come vi ho detto potete andare a mettere anche qui sullo scalfo laterale, in modo tale da averne ancora di più. Potete metterlo anche alle scarfi qui delle maniche volendo, io però volevo una cosa non troppo esagerata, quindi rimanendo un po' sul sobrio, e quindi l'ho messa solo qui davanti. Una cosa quindi molto molto semplice. Per fare le frange, vi ripeto, io ho preso una scatoletta medicinale, quindi una scatola normale, ho avvolto il filo intorno per fatto un po' di giri, infatti me ne sono avanzati alcuni, però ho finito almeno il mio gomitolo, ho tagliato sotto in modo tale da avere i fili alla stessa lunghezza, ho preso un filo alla volta e l'ho agganciato qui allo scollo, ripetendo, entrando sempre in ogni maglia alta e mettendone 3 dove ho la catenella di separazione, in modo tale che, come potete vedere, è venuto comunque è una frangia bella folta. Detto ciò, la nostra maglia è terminata.